Ma intanto io credo che si debba partire da una considerazione semplice ma assolutamente significativa. Noi oggi usiamo come parola di lessico normale, quotidiano, la parola sostenibilità. 10 anni fa, quando tu digitavi su un computer la parola sostenibilità, compariva la righetta sotto, rossa, che segnala le parole sbagliate o sconosciute. Faccio questo esempio per dire come in 10 anni è cambiata radicalmente la percezione, la consapevolezza, la coscienza delle opinioni pubbliche e del mondo intero intorno a un tema che è cruciale. Noi siamo tutti figli, quelli che sono fino a una certa età, diciamo, fino alla mia generazione certamente, forse anche una generazione successiva, siamo tutti figli di una idea dello sviluppo molto semplice, che è stata, diciamo, l'idea che lo sviluppo sia sostenuto e guidato da una crescita lineare di produzione di beni e di merci come, diciamo, processo lineare, infinito e ininterrotto, da cui non può che derivare, diciamo, prosperità e benessere. Questa è l'idea di sviluppo che noi abbiamo avuto per lungo periodo. C'è anche stata, come dire, sempre in termini di sintesi, c'è stata anche una sequenza positiva che segnalava in termini, come dire, concettuali e lessicali questa idea, che era, diciamo, la parola magica dell'idea dello sviluppo, che per lungo, la parola, diciamo, chiave dell'idea dello sviluppo che per lungo periodo ha caratterizzato la nostra società, è la parola più. Più investimenti, più lavoro, più produzione. Più produzione, più lavoro. Più lavoro, più redditi. Più redditi, più consumi. Più consumi, più prosperità, più darà sempre più. Ed è stato così per un lungo periodo, perché se noi guardiamo la storia industriale dell'Italia, della Francia, della Germania, dei principali paesi europei, vediamo che per un lungo periodo questa, diciamo, questa configurazione dello sviluppo, della crescita, dell'accumulazione come crescita, come capacità, come crescita costante della capacità produttiva di beni e di merci, capace di diffondere consumi, prosperità e più alta qualità della vita, funziona. Sto dicendo questo per dire che lo sviluppo che abbiamo alle spalle allora, diciamo, è stato soltanto un colossale errore. No, quell'idea dello sviluppo e quella concezione dello sviluppo per un lungo periodo è stato capace di interpretare le domande di lavoro, di prosperità, di crescita culturale e civile della società. Il punto è che, come i rapporti che sono stati qui pubblicati e tutta la riflessione che ormai è diventata di senso comune nel mondo di oggi, è che quella crescita lineare nella produzione di beni e di merci a un certo punto ha incontrato un limite. Cioè non è vero che è una crescita che può essere ininterrotta, non è vero che è lineare, non è vero che è ininterrotta, non è vero che è infinita. Oltre una certa soglia il più non produce più, ma comincia a produrre meno. Oltre una certa soglia i costi sono superiori ai benefici. Oltre una certa soglia si producono contraddizioni che non sufficientemente previste o analizzate o, come dire, ipotizzate in partenza, si manifestano e producono, diciamo, problemi. E quindi noi dobbiamo fare i conti, siamo chiamati a fare i conti col fatto che siamo entrati in una fase dello sviluppo del mondo nel quale la qualità dell'accumulazione, la qualità dello sviluppo, il rapporto tra capacità produttiva, consumo e qualità della vita è cambiato. E c'è una, diciamo, non solo è cambiato nei suoi parametri quantitativi, il mutarsi di questo rapporto nei suoi parametri quantitativi ha determinato via via l'emergere di una consapevolezza di questa, di una coscienza che porta evidentemente a chiedere uno sviluppo che sia qualitativamente diverso. Quindi questa è una sfida che noi abbiamo di fronte. Sempre di più lo sviluppo e l'accumulazione non può essere scissa dalla categoria della sostenibilità. Sempre di più noi abbiamo bisogno di pensare lo sviluppo come uno sviluppo sostenibile, come un'accumulazione sostenibile. La sostenibilità non come qualcosa che si aggiunge allo sviluppo così come l'abbiamo conosciuto,
ma la sostenibilità come una qualità, una caratteristica intrinseca che sollecita a ridefinire parametri, contenuti, obiettivi. Questo salto è più recente, per un certo periodo negli anni scorsi si è pensato che si potesse mantenere lo sviluppo con qualche rigassificatore in più, che si potesse mantenere lo sviluppo che c'era con qualche correttivo in più, e che se introducevo qualche correttivo risolvevo il problema della compatibilità del modello di accumulazione di sviluppo. Non è così, non è così. Il problema è ripensare lo sviluppo nelle sue, diciamo, nei suoi elementi qualitativi fondamentali, perché solo così tu lo rendi sostenibile e compatibile. E mi pare che si vada verso una sempre maggiore consapevolezza di questo, di questo approccio. E d'altra parte gli obiettivi che si pone l'Unione Europea, la riduzione delle emissioni del 20% in un certo arco temporale, l'incentivazione alle fonti energetiche rinnovabili, l'incentivazione alla ricerca nella direzione di tutto ciò che accresce la qualità sostenibile dello sviluppo dell'accumulazione, il rilancio di una riflessione sulle modalità stesse produttive, il rapporto tra produzione e non solo consumi e sostenibilità, ma produzione e sostenibilità, e via di questo passo, mi pare la dice lunga sul fatto che siamo entrati in una fase nella quale questa consapevolezza comincia a tradursi in politiche, sia pure faticosamente.